Seconda puntata della nostra serie sulle super motivazioni. Prometti a te stesso la prima super motivazione di ieri, oggi la seconda. Ti viene in un giorno perfetto. A dire il vero, qualunque giorno è perfetto, ma buon Ferragosto, innanzitutto, e oggi è una giornata di riposo che possiamo dedicare alla riflessione anche più ampia che ci permette di osservare in prospettiva le nostre scelte, le nostre decisioni e quello che facciamo anche nella quotidianità. Ed è esattamente il cuore della geniale frase di oggi, della super motivazione di oggi. Che siate in montagna, che siate al mare, che siate a casa, che stiate lavorando, approfittatene per prendere un po' di tempo per voi e riflettere su questa super motivazione che ci proviene da un celebre formatore contemporaneo che si chiama John C. Maxwell e che ha creato questa frase così straordinariamente efficace perché basata, come vi mostrerò subito, su degli equilibri interni, delle simmetrie interne e direi delle antitesi interne perfettamente bilanciate. La frase è la seguente. Ve la dico prima in inglese perché, non perché fa figo, ma perché appunto la parola originale, i termini originali ci mostrano questa simmetria perfetta. You can pay now and play later. Or you can play now and pay later. Either way, you are going to pay. Sentite, ve la diciamo, traduco fra virgolette in lingua italiana. Puoi pagare adesso e giocare dopo, oppure puoi giocare adesso e pagare dopo. In ogni modo, prima o poi, dovrai pagare. Sentite che c'è un equilibrio interno, come vi dicevo, che è realizzato attraverso delle antitesi. Sono due le antitesi che sorreggono tutta questa frase geniale. La prima antitesi è quella tra pagare, pay, e giocare, play, pay and play, che appunto in inglese restituisce proprio un'assonanza dissonante. Pay, play. L'altra antitesi naturalmente è now, later, cioè adesso, dopo. Giocare, cioè pagare adesso, giocare dopo, giocare adesso, pagare dopo. Però c'è il colpo di scena finale, ovvero la legge, diremmo noi, cosmica, che stabilisce che comunque dovrai pagare. E questo porta tantissime implicazioni. Ecco perché la reputo una super motivazione. Perché anche se soltanto tenete a mente questa frase, potete senza alcun dubbio avere nella vostra tasca ogni giorno quello che vi serve per comprendere il percorso di realizzazione che state facendo. Perché questa frase riassume tutta l'azione che ognuno di noi, tutti quanti noi, facciamo per realizzare i nostri obiettivi. Il lavoro quotidiano, la fatica quotidiana, la visione a lungo termine o breve termine, la scelta, perché l'altro elemento fondamentale, invisibile, non citato, ma centrale di questo sistema, di questo schema, è la scelta. You can or you can, puoi o puoi. Puoi scegliere di divertirti adesso, di giocare adesso, di investire unicamente sul tuo breve termine adesso e poi rimandare il lavoro che devi fare, l'impegno che devi prendere, la realizzazione che vuoi, l'uscita, come si dice, dalla zona di comfort al dopo, rimandandolo continuamente. Ma a un certo punto arriverà il tempo in cui
ti troverai ancora di fronte a te stesso, di fronte allo specchio, e ti renderai conto che è arrivato il momento di pagare. Di pagare per tutto quello che non hai fatto, di pagare per quella pigrizia che ti ha impedito di realizzare ciò che volevi realizzare, di pagare per il tempo che hai buttato nel cesso, scusate il termine poco elegante, comunque efficace, continuamente distratto dall'adesso, continuamente fagocitato dall'adesso, arriverà il momento in cui ti rendi conto che il tempo è passato e forse è troppo tardi per iniziare a fare, per iniziare a cambiare. O forse non è troppo tardi, ma comunque è arrivato il momento di farlo. Oppure puoi decidere invece di investire adesso sul lungo termine, anche se è rischioso, anche se non sai fin dove arriverai, anche se non sai quando è il momento del riscatto, quando è il momento di passare alla cassa, quando è il momento di iniziare a giocare. D'altra parte, questa seconda prospettiva, che può essere anch'essa ingannevole quanto la precedente, attenzione, in questo contesto anche il pagare adesso e rimandare poi il risultato, rimandare il gioco dopo e rimandare il godersela dopo può nascondere delle trappole. Voglio dire, lasciatemi ironicamente riferirmi al cristianesimo. Sul godere dopo, il cristianesimo ha costruito 2000 anni di dominio sul pagare adesso e il godere dopo, rimandando, rimandando, rimandando sempre e continuamente la realizzazione finale, ovvero la resurrezione, che nessuno può dimostrare, ma invece la vita di sofferenza che bisogna patire in questa valle di lacrime è ampiamente consolidata e conosciuta. Quindi il rischio è pagare, 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 pagare e non giocare mai. Ad ogni modo, ed è questa la più grande verità all'interno della frase di John C. Maxwell, prima o poi bisogna pagare. Sta a voi scegliere che cosa volete. Sta a voi scegliere soprattutto, ed è questa per me la parte più importante di questa frase, la prospettiva più rilevante, l'insegnamento centrale, sta a voi scegliere se prediligere una visione a breve termine o invece investire su una visione a lungo termine. Per quanto mi riguarda, io investo sempre sul lungo termine, anche se il breve termine a volte è eccessivamente richiedente un pagamento, cioè i pagamenti richiesti dal breve termine sono numerosi e pesanti. Però so e ne ho la prova anche dal punto di vista di esperienza. E comunque so, perché basta osservare i processi anche economici, per esempio, so che il lungo termine è ciò che dà il risultato sicuro. Un investimento a lungo termine, anche dal punto di vista finanziario, è sicuramente un investimento che porterà dei frutti, che avrà un più alla fine della strada, mentre gli investimenti a breve termine, che sono quelli speculativi, sono quelli a più alto rischio. Magari fai il colpo una volta, però poi sbagli quattro volte. Ma semplicemente mi serviva questo esempio, questa analogia per la relazione breve termine-lungo termine. Per quanto mi riguarda, l'investimento a lungo termine è sicuramente un investimento vincente, però arrivare a lungo termine è un impegno costante. Ecco perché questa frase di John C. Maxwell ci è posta proprio sulla nostra strada, è una sorta di spada di Damocle, perché ci dice che comunque senza la costruzione quotidiana, il lavoro quotidiano, lo sforzo, l'investimento, senza cioè pagare, non potremo mai giocare. Però allo stesso tempo ci pone anche una prospettiva di sicuro risultato, perché, come sentite, predilige naturalmente il pagare adesso e giocare dopo. Ed effettivamente, anche dal punto di vista, diciamo così, dell'investimento su di sé, l'idea di passare dopo la realizzazione anni
di godimento, di piacere, di gioco, sapendo tutto il lavoro che è stato fatto, sapendo tutto l'investimento che è stato speso, sapendo tutto quello che si è pagato, beh, senza alcun dubbio, quel godimento, quel gioco, dopo tutto quel lavoro, dopo tutto quel pagamento, darà ancora più soddisfazione. Sicuramente darà molta più soddisfazione del consumare tutto, del bruciare tutto, del spendere tutto nell'adesso, rimandando sempre poi a dopo il dovere, diciamo così, o il dover fare quella cosa che o quelle cose che. Anche perché, dal punto di vista psicologico, si innescano dei meccanismi che conosciamo tutti, che fanno sì che mentre ce la godiamo, se non abbiamo realizzato ciò che dobbiamo realizzare, vogliamo realizzare, pensiamo che sia comunque quello che dobbiamo raggiungere, anche se ci costa sforzo, ci rovina un po' la festa. Ci rovina un po' la festa, mentre invece realizzato, lavorato, pagato, come pagato il debito, come pagato il mutuo, come pagato tutto quello che gravava sulle tue spalle, il senso di libertà è veramente impagabile. Quindi sì, certo, tra pay now or pay later, io vi consiglio di pagare adesso e giocare finalmente e definitivamente poi.